Sabato 4 maggio alle ore 21 il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà la proiezione di Mountain Man, linea gotica 1945, una miniserie basata su fatti realmente accaduti per la regia del giovane valdarnese Luciano Lavalle. L'opera, della durata complessiva di 150 minuti circa, racconta la vicenda di una divisione di soldati che visse da protagonista lo sfondamento della linea gotica operato nel 1945, uno degli atti conclusivi della Seconda Guerra Mondiale, seguendo il percorso umano dei giovani personaggi al fine di tramandarne la memoria storica e al contempo di raccontare la brutalità dei conflitti a fuoco che li cambiarono per sempre. La mia grande passione sia per il cinema che per la storia, in particolare il periodo della Seconda Guerra Mondiale, nel 2016 quando vidi un documentario mi interessò molto questa storia e quindi iniziai subito a documentarmi e da lì è partita l'idea per effettuare e poi svolgere e portare in vita questo progetto. Beh, senz'altro è importante raccontare, continuare a divulgare questa storia. Sono molto contento che arrivi anche in Valdarno, territorio dove sono nato e cresciuto, quindi sicuramente un grande piacere e un altro modo per poterla divulgare e per far conoscere questa storia che deve essere conosciuta. Mountain Man, giunto alla sua terza rappresentazione in Toscana, ha già in agenda anche qualche importante appuntamento oltreoceano. C'è una proiezione negli Stati Uniti, ben due, saranno le premiere negli Stati Uniti. La prima è il 17 giugno a Fort Drum, che è la casa della 10ª divisione da montagna, si trova nello stato di New York, e verrà proiettata proprio davanti ai soldati che prestano servizio all'interno della divisione, perciò sarà sicuramente un grande piacere, un grande onore poterla proiettare davanti ai soldati che prestano servizio proprio nella 10ª divisione da montagna e che tramite la storia della divisione durante la Seconda Guerra Mondiale si costituisce e continua a portare avanti la propria storia, ecco, di quest'ultima.